Sea Leadership Academy Italy, Leadership Without Borders. È l'iniziativa promossa come da Sor Optimis International d'Europa, che ha offerto a giovani future professioniste provenienti da 10 paesi europei un corso utile a sviluppare la leadership applicata in contesti diversi a livello internazionale. Sono 28 le ragazze che hanno partecipato alla settimana di formazione. Noi abbiamo voluto fare un corso della leadership femminile senza confini, perché questo corso è un corso di leadership, ma è rivolto a ragazze che si sono impegnate negli studi, perché abbiamo tutte ragazze laureate con degli ottimi curricula, molte hanno già anche fatto il master, quindi un gruppo di ragazze molto ben formate, le quali hanno deciso di aderire al bando che noi abbiamo pubblicato, offrendo un corso residenziale e proponendo un corso che è fatto in parte dall'Università Insubria, in parte dalla SDA Bocconi e in parte da Sor Optimiste professioniste che hanno tenuto in se stesse degli interventi. Un'iniziativa che ha unito la formazione alla conoscenza culturale e paesaggistica della città di Como. Gli abbiamo fatto veramente assaporare gli aspetti importanti di questa città, quindi questa sua cultura musicale, questa sua bellezza e la presenza del lago, che naturalmente è un elemento di attrattiva internazionale. Il corso è stato organizzato con il sostegno, tra gli altri, di Fondazione Cariplo. Tutte le iniziative che portano a diffondere una cultura europea, anche nel momento della formazione, dello scambio di informazioni tra un paese e l'altro, come nella fattispecie è avvenuto in questi giorni qui a Como, noi riteniamo possa essere utile per i giovani certamente lombardi, visto che circa il 50% appartengono a questo nostro territorio, ma anche utilmente lo scambio con giovani di altre nazionalità europee, nella fattispecie poi nell'ambito femminile, un ambito dove la nostra azione anche per una parità di genere non è dimostrata solo a parole, ma concretamente.